ragazzi, vi devo lasciare qui, ma non vi preoccupate, il più è fatto. Ci sono soltanto 10 chilometri fino al paese. Salve, arrivederci. Colombani. Sì, no, Colombani. Ma questo è Kugloff, guarda! Sì, 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 sì. Ma non hai gli occhiali! Merda! Bisogna sapere dove abita! Andiamo dove a cercare! Dove? Perché non ti dai all'Ippica? E sei bravo tu! E anche questa è nostra! Ehi! Sono i soliti Ippi! State cercando un tosatore? Chi è lo spiritoso? Sono io, perché? Perché io credevo fosse lui. Attenzione. No, come non detto, sta scherzando. È che noi volevamo sapere dove abita il candidato Colombani. Ehi, eccolo, c'è scritto quassù. Cosa? Colombani. Ma sei sicuro? Eh sì. Ah, ma guarda là che roba. Ma quello è lui. Di solito genio. Non risponde. Insisti? Insisti? Oh, basta. Hai il dito. Basta. Il solito esagerato. Dove fai? Levi il campanello. Basta, aiutatemi. Basta. Non pregare. Tira. Ma che fate qui? Mettiti fuori buona volontà, no? Levalo. Avanti. Si può entrare? Questi signori vogliono parlare con lei. Oh, entrate, signori, e lasciate pure la porta aperta, fa molto caldo qui. Allora, cosa posso fare per voi? Faresti bene a lasciare aperta la finestra, perché farà ancora più caldo. Allora, ti chiami Colombani, sei nato in Corsica, caro il mio Augusto Kugloff di Kram il Bicitri. E ti sei fatto fare una faccia nuova. Più tosta della vecchia. Togliti la maschera, non siamo a Rio. Fuori, i soldi! Come? Che dite? Ripetete. Vuole che ripetiamo? I soldi. Il denaro. La grana. I sesterzi. 2 franchi l'ora per incollare i manifesti. Vi va bene? Sono 20 milioni che vogliamo. 20 milioni entro i prossimi 5 minuti. Entro 5 minuti. Ah, i 20 milioni. I 20 milioni, ma certo, i 20 milioni. Adesso chiedo subito ai miei segretari. Visto? Bene. Oliviero, Sebastiano, Gedeone, questi signori hanno bisogno di soldi. Guarda chi c'è. Buongiorno. Noi ce ne andiamo, sì, eh? Sì, salve. Arrivederci. Salve. Buono. Allora, aria, fuori. Sì. Raus. Sì. Prendete la porta. Prendo la porta. Ho detto prendete la porta. Prendo la porta. L'hai presa. Avete visto? Sono comprensivi questi ragazzi, se ne vanno. Sei fortunato che amo tua figlia, altrimenti andrei alla polizia. Mia figlia? Ti proibisco di parlare di lei davanti a me. Sì. Beh, in fondo siete dei bravi ragazzi, vi aiuterò.
Ecco, questi sono per il viaggio e per il vagone ristorante. Te li puoi tenere, non so che farmene della tua elemosina. Voglio tua figlia e i 20 milioni. E per quanto riguarda la tua elezione, signor candidato Colombani, ce ne occupiamo noi. Comincia a far caldo. Aspettate! Assassini! E tu, soffia! D'accordo, signor Colombani. Capito, signor Colombani. Sì, signor Colombani. Buongiorno, signori. Vorremmo 1, 2, 3, 4, 5 una camera. E con l'acqua corrente? Desolato, ma ho appena affittato l'ultima. Ah, al signor Colombani, immagino. Sì, signore. Evidentemente. Grazie. E adesso che si fa? Dove andiamo? Pascal! Ecco, bene. La 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 guarda la, che ti faccio il bagno, sai. La 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 la, è fredda bollente. Ma credo che finiremo col dormire tutti sotto le stelle. Ma non era male quell'albergo. Ma lo potremmo chiedere da qualche privato. Se li ha comprati tutti i Colombani. E con i nostri soldi. No, no, signori, non tutti. Vi è ancora un uomo onesto a Brisouille, io. E chi sarebbe questo raro esemplare? L'esemplare è Fernando De Vaux, insegnante a Brisouille e candidato alle elezioni. Bravo, signor Trent. No, no, De Vaux. E lei si presenta contro Colombani? Certo, signore, David contro Golia, ecco, là, guardate là. Bello. Sì, Colombani non ha simpatia per voi, qui si sa subito tutto, ma io potrei esservi di aiuto. Ragazzi, credo proprio che abbiamo trovato un alleato. Aspettate, quel profittatore vuol farvi dormire all'aperto? Ebbene io vi ospiterò. Bacio, io. E anche la mezza, ecco. Buon appetito a tutti! Buon appetito! Grazie. È bollente! Ecco! È disgustosa questa minestra! Sì, e inoltre è pure gelata! Ci sono pure dei capelli, quante... Non vi lamentate! Da Colombani la cucina sarebbe stata avvelenata! Sì, per questo è il re degli imbrogli! Proprio così! Degli imbrogli? Raccontatemi tutto! Dunque, tutto è incominciato in Inghilterra! No! Non fate gli stupidi, a lui non l'ho ancora raccontata! Ha ragione, De Vaux non la conosce, ecco! È cominciato in Inghilterra! Ho conosciuto una ragazza che si chiama Franz Kugulov! Piuttosto racchia! Chi è stato? Ho conosciuto una ragazza che si chiama Franz Kugulov e mi fidanzai con lei. Suo padre era allenatore di una squadra a Parigi. Lui mi fece una proposta. Io giocavo per la sua squadra con un ingaggio di 10 milioni e sposavo sua figlia. 10 milioni, non potevo starci. Ma io non volevo lasciare i miei amici a spasso. Che cari. E così ho fatto un prezzo all'ingrosso: 20 milioni per tutti e 5. Affare concluso, si gioca tutta la stagione, poi al momento di prendere i soldi, niente più Kugulov, è partito con la figlia e la grana. La figlia se la poteva pure tenere, ma la grana. Allora abbiamo deciso di fare delle ricerche. Un giorno leggo su un giornale una notizia. Brisouille, 340 abitanti ai quarti di finale di Coppa. Allora mi sono detto, ma com'è possibile tutto questo? C'è qualcosa che non va. E quindi ce ne veniamo a Brisouille. È qui che ti incontriamo, il signor Colombani, che assomiglia come due gocce d'acqua al nostro Kugulov. Ma bisogna denunciarlo. Non è possibile a causa di sua figlia. Ma facciamo allora. Ci pensiamo noi. Colombani non vi avrebbe certo ospitato come ho fatto io. Già, e purtroppo è lui che fa la legge in paese. Lui ha i soldi. La più bella casa è sua. I soldi. Prende la nostra piccola squadra di rugby e la porta in finale. I soldi. E non è tutto. C'è dell'altro. Il signore si presenta alle elezioni. E sapete contro chi? Contro me. Ma certo. Ma non finisce qui. Inoltre può pagarsi una campagna all'americana. I soldi. Pensa che avrà delle possibilità. Possibilità? Ma se vince la Coppa le urne non saranno sufficienti a contenere tutte le schede Colombani. Sarà un disastro. Un plebiscito. Lei manterrà la candidatura? Certo che la mantengo! Sono 20 anni che mi presento alle elezioni e non abbandonerò ora davanti a uno straniero, a una rivista, anche se non ho alcuna probabilità. Beh, il vento può cambiare, noi siamo qua anche per questo. Ma perché io non ho il cuscino? Pensate di poter fare qualcosa per me? Per lei? Forse. Comunque, contro Colombani ce la mettiamo tutti. Anche se lei è il più forte. Comunque, se ha bisogno di attacchini, ci sono i miei amici. Per buscarne dai manganellatori di Colombani? Guardate. Che bello.
Che bel bozzo. Fabiano. Sono in giro di guardia tutte le notti. Tutte le notti? Tutte le notti. E la figlia li accompagna? Oh no, non la lascia mai uscire di notte. La sorveglia attentamente. A quest'ora lei sta già dormendo. Ah. Bene. Allora avete capito bene? Sì, sì, sì. Se arriva qualcuno, cos'è che dovete fare? Scappiamo. No! No. La civetta. Ah, la civetta, sì. Forza. Adesso la vuoi. Su. Questa chi avanza? La scarpa, la scarpa! Via! La scarpa, tieni! Dai, forza, Filippo, vieni! Come è seduto? Dai, eccoci! Sì. Tanto, pian pianino. Ci siamo. Su. No, no, questa è vera! Avanti, dai. Ti assicuro? No, Filippo, oddio, l'ho ucciso. Filippo, sei morto. Ti prego, rispondi, Filippo, di qualcosa. Filippo, non è che sei morto, vero? Dimmi, no, sei no, morto. No, non sono morto, non essere sciocca. Ma perché parli in questo modo? Che cosa ti ho fatto? Ah, se è per questo non hai fatto niente. Sono due mesi che ti corro appresso. Spreco la mia gioventù, rischio la vita per arrampicarmi a questo balcone. Mi vesto come un lord, vengo a porgere i miei omaggi alla signora e lei che mi fa i bozzi. Non hai fatto niente. Ma io non ti avevo riconosciuto. Ma cos'hai al posto degli occhi? O mi hai già completamente dimenticato? Sarebbe giusto, dopo sei mesi che ti aspetto. Ma perché mi hai abbandonato? Ah, sei io? Cosa? Mi ha detto che ti eri stancato. E tu gli hai creduto? Beh, sì. Ma credi a Tubani? Ah, questa sì che è buona. Preferivi forse Kugulov? Ti avrei ritrovato prima. E poi con quello che mi aveva detto papà. Ti ho lasciato. Sono io che mi sono trasferito qui, che ho cambiato nome. Ma brava. È per questo che ho seguito papà. Volevo dimenticare tutto. Voleva dimenticare tutto, come se si fosse trattato di un capriccio e non di vero amore. Io non ho dimenticato niente, mia cara, né tuo padre, né ciò che mi deve, neanche te. Cosa fai per terra? Vai via subito, bisogna che non ti trovi qui. Oh no. Me ne vado? Va bene. Ma era il mio vestito della festa. Oh, Filippo mio. Mi sono stufato, pure sonno. No, no, per terra no. Ma sì, sì. Vai, ti prego, amore mio. Ah, beh, non ti capisco, adesso basta, me ne vado. Resta! Oh no, mi stai a smontare tutto. Non fa niente. Sul letto no, per terra no. Allora ragazzi, sistemate tutto e andate a dormire. Ciao. Oh, amore mio, come sei dolce. Franz? Franz? Dormi, piccola mia. Se dormi, rispondi. Dai, rispondigli. Ma scusa, se dormo, come faccio a rispondergli? Già. Hai avuto un incubo, Franz? È sempre quella carogna di Filippo che ti perseguita nei tuoi sogni? Ti faccio vedere io chi è la carogna. Adesso apro e faccio un macello. No, è armato. Armato? Allora gliela farò vedere un'altra Fermo. Volta. Piano. Non potevate lasciare i vostri arnesi giù in basso, massa di cretini. Svegliate la mia colombella. Fate piano, ho detto. Con dolcezza. Ecco, così, bravi, ecco, accidenti a voi! Meglio filare. Deficienti, idioti, sparite! Tu dormi, cattina mia. Miau! Miau! Miau!
Attento! Tutti sugli attenti! E chi arriverà mai? Il Presidente della Repubblica! Buongiorno! Amici miei, buongiorno! E buongiorno, buongiorno! Buongiorno, signor... Lascia libero il tavolo, Presidente! E prego! Prego, scomodati! Prego, prego! Ecco qua, signori, pronto. Portali a quelle ragazzuole. Bene. Ma no, non quelle ragazzuole là. Oh, scusa. All'altro capo del tavolo. Quelle lì. Stanno cercando la lite. Mantenete il vostro sangue freddo. Pascal, per noi il solito. E subito, signor Colombani. Dai. Pronti. Bella palla. Ma potresti stare più attento, no? Pardon. No, no. È la tribù presidenziale. Va a prenderla. Va. Io? Sì. Ma... No, ho detto sangue freddo! Ah, io la prendo. Grazie. Molto cortese, molto, molto, il signore. Ho detto sangue freddo! Ho detto sangue freddo. E questo è per lei, signor. State a guardare adesso, eh? No, poi, ecco, lo pulisco io. Allora, Pascal, che facciamo? Mi rubi clienti? I miei clienti? Non ti basta tutta la settimana? Io ci ho impiegato 10 anni per farmi una nuova posizione. Non vorrai che venga licenziato? Allora forza, tutti in chiesa, andiamo. Sì. Ma come vi siete conciati? Siete peggio bambino. Anche noi, ho detto tutti, ho detto tutti. Miei cari fratelli, desidero ricordarvi la buona novella. Gesù è disceso sulla terra per perdonare i vostri peccati. Per perdonare tutti quelli di Colombani. Sangue freddo, moro, è sangue freddo. Silenzio! Lo faccio fuori, lo faccio. Ho detto silenzio. 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 Fratelli miei, sento che gli animi sono ancora troppo eccitati. Allora, per permettervi di ritrovare la vostra calma, la vostra serenità, io vi chiedo di compiere una buona azione. Donate, fratelli cari, donate! La Questua mi aiuterà a sostituire le campane medievali con delle campane elettroniche. E vi permetteranno per l'avvenire di accorrere più in fretta all'appello del Signore. Ehi, da questa parte, giovanotto, da questa parte. Non siamo spilocci come quelli. Accettate il Diner Club. Accettate un assegno. Vi firmerò un assegno. Che giorno, il giorno è oggi? Il 25. Il 25? Il 25. Pensaci bene, il nostro ultimo assegno. A chi va intestato?
Non la incasserete prima di Ferragosto? Ferragosto. Ferragosto. Ah, sì. È sulla banca Rothschild, spero che vada bene. Per favore, segni la targa della sua auto. Non ho la macchina. Segnaci la targa della bicicletta. Ecco fatto, prego. Prendo il resto. Grazie. Grazie. Grazie, miei cari fratelli. Grazie per la spontaneità della vostra buona azione. Il piacere è stato tutto nostro, padre. Ecco dunque che oggi, in questa seconda domenica prima di Pasqua e terza domenica prima dei quarti di finale della Coppa di Francia, io vorrei farvi meditare su queste straordinarie parole del Vangelo. Se ti colpiscono sulla guancia destra, offri la guancia sinistra. Però, e perché? Ed è per dirci questo che ci ha fatto venire? Se continua così, io me ne vado! Ma insomma, non dia ascolto a questo maleducato, padre. Continui pure, padre, non gli dia retta. È un povero di spirito. Tenetemi o faccio un macello. Sì, tenetelo. Silenzio! 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 Non si interrompe la voce del Signore nella sua propria casa. Il Signore però non conosce il calcetto, non conosce la crema chantilly. Il Signore non viene a smacchiarmi il vestito. Oh, questo è troppo. Ho voglia di gonfiargli la testa come un cocomerone. Cosa? Non ti permetto di parlare così in chiesa. Fuori subito di qui. Fuori, cacciatela fuori. Fuori. Aspettate, fratelli, uniamoci. Pensate alla finale, alle elezioni. Uniamo le nostre voci per pregare in coro. Si tratta di un abbassamento di voce, signor Colombani. Un abbassamento di voce? Allora io non capisco. Cos'è che non capisco? Non capisco, non capisco proprio perché mi ha fatto spogliare tutto per un abbassamento di voce. Io non lo so. Non si arrabbi, tra qualche secondo avrà ritrovato la sua magnifica voce. Ma certo, capisco il suo discorso. Non si preoccupi. Ecco. Il parco! Il parco! Maestro? Maestro? Miei cari amici, vi ringrazio di essere venuti oggi così numerosi, perché io avrò bisogno dell'aiuto di tutti i brisugliesi per compiere la mia missione. Missione assai difficile oggi, ma più facile domani, quando tutti voi avrete plebiscitariamente votato per me. Il mio programma lo porto. Prima di tutto, tre bistecche di filetto e un osso per il cane. 125 grammi di midollo. Ma è questo? Ma cosa l'avete messo in tasca? La lista del macellaio, deficienti. Prima di tutto, costruzione di un'autostrada diretta Brisouille-Parigi. E gratuita!
C'è cosa? Apertura, non lo posso aprire. Apertura di uno. Adesso provo a riaprirlo. Apertura di un ufficio postale automatico. Ed ora il mio piccolo regalo personale. Questa non è una fanfaronata da campagna elettorale. Quando io prometto, mantengo. E io vi prometto che Brisui andrà in finale e guadagnerà la coppa. E aggiungerò che... E io... Amici, torniamo al mio programma. Colombani non prevarrà! No, Colombani non prevarrà! Che fate lì? Dovetemi! Votate voi! Amici, ascoltate, sono io che vi parlo, sono io! No, attentate! Magari muore. Ma Colombani a quanto va? A 220 o a 125 volt? A corrente alternata! È Colombani! È Colombani che vi parla! Lo vogliamo nudo! Così! Vi prego, amici! Calma! Mantenete la calma! Ehi! Siamo qui! Ehi! Venite qui! Avete sbagliato palazzo! Siamo qui! Vi porterò a spasso tutte le domeniche, tutti insieme, con la mia macchina, come fratelli! Datemi una mano! Arrivo! Sono incastrato! Ascoltatemi, maiali! Dovete ascoltarmi! Porci, incompetenti! Dovete ascoltarmi! Per forza! Per forza! Ti verrà un colpo! Sei tutto rosso! È proibito! Ermotten! Non potete farlo! Non potete! Sono io che comando! Io sono il capo! Il Binder Führer! Una canzone! Sì! Vogliamo una canzone! Musica! Musica! Più forte con la musica! Schiantati! Facci un balletto! Più forte! Arrivano i gorilla! Andiamocela! Aspetta! Aspetta! Vai! Stacca! Se lo sono squagliata come conigli! Siamo con noi, prego! Appoggi a me! Thank you.
Ehi, passami la colla un momento. Tieni. Grazie. Là. Ehi, passami la colla un momento. Tieni. Grazie. Manifesto. Ah, ecco fatto. Allora, che c'è? Passami il pennello. Quasi quasi mi iscrivo al suo partito. Volevo dirvi che domani, domani c'è da fare e che io non vorrei andare a letto troppo tardi. Oh, che vuoi? Ti vuoi battere? No, ho freddo così, così mi raffreddo. No! Aiutami a separarli. Fratelli miei, sorelle mie, ascoltatemi, ascoltatemi, finitela, basta, basta. Hai un po' di colla? No, basta con la colla. No, accidenti, ho inghiottito il francobollo. Allora non devi fare altro che inghiottire la lettera. Vanni insieme. No, forza, si comincia. Che, bisogna battersi ancora? No, non bisogna battersi. E allora che si fa? No. Ecco, vi state arrugginendo, avanti. Alzatevi, andiamo in marcia, un piccolo allenamento. Uno, due, tre. Forza, forza, avanti. A passo di ginnastica, forza. Più svelti. Uno, due. Forza, correte. Saltate, forza. Un, due. Bravissimi. Avanti ancora. Vai, ancora, correte. Abbiamo seminato Filippo! A noi la libertà! E il riposo! Aspetta!
Non ti ha seguito nessuno? No, sono stata molto attenta. Non voglio che ti succeda qualcosa a causa mia. Filippo, tu devi riconciliarti con mio padre. Dopo tutto andrà meglio. Sta tranquilla, sarà quanto prima. Ma devi deciderti. Da quando siete qui sembra impazzito. Piantala di brontolare, dammi fiducia. Io non ti posso dire tutto, ma le cose vanno sistemandosi. Tu non riuscirai mai a convincere mio padre. Lo sai, è molto arrabbiato. Non capisco proprio perché. Perché? Vuoi forse che te lo ricapitoli? Il calcetto, la chiesa, la riunione elettorale e l'altra sera sulla piazza quando incollavano gli affissi. Ma questo è ancora niente. In ogni caso tu non puoi capire. E io capisco invece che stai per rovinare tutto. Senti, piantala di brontolare, adesso basta. Se ci siamo incontrati solo per dirci queste cose... Ma io ti voglio tanto bene, Filippo. Lo so, ma... Allora vieni con me. E tu che stai facendo qui? Fai pure come se non ci fossi. L'arbitro fischia la fine della partita. Questa semifinale si è conclusa con un nulla di fatto e la partita dovrà essere rigiocata. Signor Colombani, dopo questa grossa delusione, non temete una violenta reazione da parte dei vostri tifosi e futuri elettori? Gente molto focosa, a quanto si dice. Ma no, niente compromesso. Non abbiamo vinto la partita, ma non abbiamo perso la coppa. Io tengo ad assicurare i miei amici che la squadra di Brugeville vincerà l'incontro di ritorno come ho promesso. Andrà in finale a Parigi davanti al presidente. Grazie, mister. Della Repubblica. Grazie. Niente. Grazie. Eccoli. Adesso ci lavoriamo con Colombani. Aspettiamo proprio. Buttiamoli giù, buttiamoli alla terra. Bisogna scovarlo! Via! Sorella! Buongiorno, padre! È andata bene. Ecco, papà, adesso stai bene. Sono sicura che passerai una buona nottata. Domani andrà tutto meglio. No!
No, 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 non è possibile. Papà, cosa ti succede? No, non è possibile. Ascolta, non puoi rimanere in questo stato, reagisci. Piccola mia, è finita, tuo padre è Ma finito. No. Sono là, guarda, là, Senti, là. Papà, non puoi andare avanti così, bisogna trovare una soluzione. Ma cosa si può fare? Padre, siete lì? Sì. Sono io, Colombani, vi devo parlare. Figlio mio, se ti sei deciso a sgravare la tua coscienza, allora dimmi, ti ascolto. Ma no, no, non è una confessione. Ah, non no, è una confessione, è una cosa no, privata. Beh, ci mancherebbe altro. Oh, ecco qua, padre. Il cappello. Allora, come? Il cappello. Cappello, ce l'ho. Scusi. Cosa c'è di così urgente, sentiamo? Mi domando se non è già troppo tardi. Bene, parliamone, figliolo. Certo. Seduto. Padre. Voi volete che Brisouille vinca la Coppa di Francia? Se lo voglio, io passo tutto il mio tempo a implorare Dio. Ma il buon Dio ci ha già dato il massimo, sapete. Senza di lui, il buon Dio, domenica scorsa avremmo preso una batosta statale. Come? Allora la prossima partita saremo spacciati. Puh, ci avrò la stessa squadra di mozzarella dell'altra volta. Ma io posso giocare per voi. Ad Alger io mi battevo come un Dio, sì, voglio dire, non avevo la sottana, non importa, io me la levo. Ma no, padre, non sono venuto per chiedervi questo, no. E allora per cosa? Ecco, bisogna che io mi incontri con Filippo a condizioni onorevoli. Filippo? Per fare cosa? Filippo è Filippo di Charlot. Filippo di Charlot? Allora... E chi è Filippo di Charlot? Come chi è? Soltanto 27 volte nazionale di rugby e i suoi compagni non sono da meno. Ma che state dicendo? Allora potranno giocare per noi. Ah, certo, che con loro Brisouille va in finale, non c'è alcun dubbio. Ma voi siete ai ferri corti o sbaglio? Ecco, appunto, per questo bisogna discuterne, padre, vi supplico, cercate di convincerlo. Organizzateci un incontro onesto su un terreno neutrale. D'accordo, per il bene di Brisouille e dei brisouillesi me ne occuperò io. Non preoccupatevi, figlio mio, con l'aiuto di Dio ci riusciremo. Padre, ti abbraccio. Accettate di venire domani mattina alle 5 o no? Domani mattina alle 5, d'accordo. Alle 5, d'accordo. Che fa? Beh, già, che ve, fa? Ve lo dirò dopo. Allora, siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Allora, attenzione. Sì. Fermi. Via. Aspettate. Andiamo. Guarda un po' che tu sei. È l'ora di dare un appuntamento. Non c'è ancora nessuno. Ma siete sicuri che non abbia detto alle 5 del pomeriggio? Ma no! Ho bisogno che dorma un po', sennò mi addormento. No, lasciami dormire! Nascondetevi! Qua, là! Sono certo che sono armati. È una trappola. Almeno avete qualcosa per difenderci. Non ci sono ancora, padrone. Eppure questa è l'ora. Sei sicuro che non era per le 5 del pomeriggio? Tacita, stupida! Sono arrivati. Non ho visto nessuno. Che cosa vorrà dire questo? Vai! No, scansati più in là. Più in là! Allora, ragazzi miei, ma che combinate? Non è serio, vi comportate signor come bambini. Parroco, non cominciamo male. Facevamo un po' di pulizia. Su. Venite, non perdiamo tempo. Sì, su. Sì. Avanti, coraggio, alzatevi. Eccoci, andiamo, su. Forza, sbrigatevi. Sì, sì. Cammina. A voi aspettate qui fuori, eh? Anche tu. E mi raccomando, silenzio. Eccoci.
E voi là? Ecco così. Sedetevi. Ecco. Vuol dire che quando aprirete la bocca per dire le vostre coglionerie, ne approfitterete per assaggiare il mio prosciutto di montagna e il mio pasticcio. Ah. Stai calmino. Ciao. Calma. Una, due, hop. Hop là. Oh, sì, ma... Calmo, stai calmo. Ma guarda, dimmi, provoca, l'ho detto, stai calmo. Senti che profumo di timo, di finocchio, di prosciutto, c'è tutto il nostro bel paese. Assaggiate, assaggiate, assaggiate. Un pochino di salsa? Sì. Ma insomma, siete venuti qui per discutere o... Anche per mangiare un po', che c'è di male, scusa. Ah, sì, sì, ben detto, padre. Beh, allora, cominciamo? Oh. Per me io sono a vostra disposizione. Allora, Filippo, vogliamo cominciare? Ah, per me cominciamo pure. Ha detto che possiamo cominciare. Cominciamo. Fai finta di niente. Ma ce l'hanno proprio con me. Ma questi mi provocano. Un salsicciotto, padre? Padre, vi prego, diteglielo che Brisui deve vincere la coppa. Brisui deve vincere la coppa. E Colombani, le elezioni. Eccolo. Ecco, è l'unica cosa che veramente gli importa. Ma diteglielo voi, padre, che è per lo sport, per il piacere della lotta, per il superamento dell'egoismo, per lo spirito di corpo e di sacrificio, l'esempio per la gioventù. Ma io non sono venuto a Brisui per giocare a rugby, io sono venuto per riprendere i miei 20 milioni. Cosa? 20 milioni? Ma avevate detto 10. Ma, padre, è il segreto della confessione. Lascia perdere! Arsilia, passami il fucile! Riparo! Aiuto! Ma che succede? Fatevi vedere se avete il coraggio! Ne sto preparando delle altre. Speriamo di non metterci d'accordo troppo presto. Ma insomma, papà, restituisci gli soldi, sono suoi. È vero, lui ce li rende e noi giochiamo. No. Loro giocano e io dopo glieli rendo. Dopo. Prima. Dopo. Ah, va bene, tanto io non gioco. Lo vedete? Lo vedete? Non ha nessuna fiducia in me. Filippo, avete fiducia in lui? Credo che non abbia fiducia. Ma decidetevi, ci vuole una soluzione. Dice che ci vuole una soluzione. Mettiamoci d'accordo. Dice... Punto, accordiamoci. Dice accordatevi. Allora lui mi dà la metà subito e il resto dopo la finale. Dice la metà subito e il resto... o no. Finalmente vi posso distruggere. E adesso di che sei un farabutto o io non gioco? Devo dire, no, davanti a mia figlia, al parroco, devo dire, no, sta esagerando. Questo è vero, Filippo, stai un po' esagerando. No. Ma su, papà, digli che sei un farabutto soltanto una volta e dopo non se ne parla più. È un brutto momento, capisco, ma... È come una medicina, al principio fa male, ma dopo fa solo bene. Bene, allora, miei cari amici, io sono un farabutto. L'ha detto. Giura che tu sei un farabutto. Giura. Io l'ho detto, ma adesso tu giochi, eh? Io gioco, ma i soldi? I soldi li tengo io fino a nuova disposizione. Ma dove li tieni? Sono al sicuro nella mia cassaforte. Questa chiave la tengo io. L'ha presa lei. La farabuttina. E la darò a Filippo. A me? Dopo la partita. Va bene. Oh. Ma se noi vinciamo. Ma noi vinceremo. Vinceremo. Noi siamo dei grandi campioni. Torno subito. Basta scherzare. Entro un'ora tutti allo stadio. Comincia l'allenamento! Uno, due, svelti!
Uno, due, uno, due, due, forza, saltate, forza piccoli, saltate, andiamo, hop, hop, forza, saltare, saltare e... Tifosi di tutte le professioni, uniamoci per la grande gloria di Brisui. Seduti, 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 con disciplina, mi raccomando, in ordine, per prima cosa. I fischi! Due, tre, quattro, cinque. Due, tre, quattro, cinque. Due, molto bene, molto bene. Muovere le gambe e le braccia, forza, con ritmo. Voi due a sinistra, più ritmo. Bene, e adesso passiamo al lavoro di testa. Dovete colpire bene il bersaglio. Il bersaglio è questo. Visto? Il primo. Ecco. Sbagliato. Il seguente. No, non va. Sbagliato ancora. Forza. Più su con la testa! Vediamo se l'ultimo lo centra! Adesso vi do il là! La! Forza Brisuia! Forza Brisuia! Forza Brisuia! Prima di incassare i 20 milioni, imparate a incassare le pallonate! Tocca a te! Molto bene! E ora un'altra prova! Ecco, l'ho preso! Correte, non vi fermate! Forza, 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 forza! Miei levrieri! Cercate di bloccare il pallone, forza! Non si riuscirebbe! Cacci vostri! Forza, forza più svelti, non fa poi molto caldo qui, no? Respirate, sudate e forza! Forza, dovete imparare a lottare anche contro l'acqua, contro tutto! Forza, 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 bene, adesso a terra giù! Bagnata. Bene, così, nel fango! Che bello! Fa anche bene ai reumatismi! Bravi, bravi! Che bello il fango! A terra, ancora, oggi! Spingete, spingete forte! Vai, forza! E tu, vacca, boia, non ti muovere, Dentro le mani! Contatto! Adesso dovete lottare contro il vento! Forza! Forza, ho detto! Ma guardateli questi burattini, sono incapaci di lottare! Su! Forza! Più svelto il motore! Andiamo! Il pallone! Tirate il pallone! Oggi! Bravi! Ce l'avete fatta! E adesso dedichiamoci al lancio dei pomodori! Mirate! Tirate! 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 Adesso provate voi, su, avanti! Ecco, una che te! Ecco, così! Pronti, attenti, Mirate! Tirate! Mirate! Tirate! Ho proprio voglia di farla finita. Io ne ho piena le scatole di questo allenamento. Sì, sì. E i soldi? Vi siete già scordati dei soldi? Da quando sono qui non ci ho avuto più tempo di pensare. Forza, i piedi, c'è il padrone! Sì! Ah, bene, ma bravi, pensate di essere in vacanza, Forza, forza, brigatevi, su in piedi presto. No, va a cantare in un altro cortile. Prendete il pallone, andate in piedi, senza tante storie. Vi faccio vedere io. Piano, piano. Fatti i capi. Vi rifiutate di collaborare, Forza, signori! Good, good, accio! Caput, caput! Cerro, good, granabur! Stel, signori! Me l'ho detto! Il rugby è come una guerra! Allora, prima cosa, fare il più possibile male all'avversario. Seconda cosa, non farsi vedere dall'arbitro. Avete capito tutti bene? Perfettamente, capitano. Colonnello. Io. Anzi, generale. Io fui.
Allora, esempio pratico. Esempio di tortura da praticare all'avversario che si affronta. Tu, qui. Rispondi a Meingeneral. Yeah, Meingeneral. Torsione del naso! Attorcigliamento dell'orecchio! Sradicamento dei capelli e colpo al mento! Così! Forza! Sì, avanti! Avanti voi! Avanti! A me l'orecchio! Dai! Dai! Tallonate il tallone! Depilate i peli! Il calciatore calci! Il picchiatore picchi! Il cornuto corni! Ma che cacchio dico! Acchio! Quando l'ho preso dal pallone, che fatto, eh? Ma quando l'ho preso? Ragazzi miei, si va in finale a Parigi! Siete stati formidabili, formidabili! Filippo dov'è? È di là! Ah, bene! Ah, Filippo! Piccolo mio, vieni qui che ti abbracci! Ma cosa fai tu qui in questa tenuta? Ma mi lavo, padrone! Allo vero, imbecille! Filippo dov'è? È qui accanto! Ah, Filippo! Lasciati abbracciare! No, no, Filippo! Lasciate bere così! Oh, ragazzi, siate ragionevoli, non fate sciocchezze! Dalla a me questa, andiamo! Bautista, dove stai andando? Sei pazzo! Prendi il mio berretto! Non vi preoccupate, conosce la strada, può anche andare da solo! Guardate! Vedete? Eccolo qua! Ehi, Fernando! C'è un rinfresco che ti aspetta, un rinfresco che va all'aria! Voglio mostrarvi la vostra camera. Ci starete meravigliosamente. Bene, bene. È speciale, certo, un po' rustica se volete, ma vedrete che roba è lassù. Ma questa ma è una soffitta. Ecco qua. Ma dove ci ha portato? Siete a casa vostra qui. Starete meglio qui che da devo, almeno potrete distendere le gambe. Perdonami. Filippo, perché mai hai accettato di venire qui? Già, perché? Ma di che vi immischiate? Ho un mio piano. Se hai un piano, suonalo! No, no, sono uscita a prendere aria. Ah, già. Buonanotte. Non potremo restare un momento insieme? Ma sei matto se papà ci scopre? Ma tuo padre dorme. Su, vieni. Siamo invitati anche noi. Cretini. No. Buonanotte. Vabbè, andiamo. Su, su. Credo che questo sia il momento. Sì, sì, sarà il momento. Possiamo andare. Andiamo, andiamo. Thank you.
E là, fate piano. Sarà meglio farlo dormire più profondamente. Ci penso io. Sogni d'oro. E adesso che facciamo? Che si fa adesso? Ecco qui. Aspettate. Gli armi pronti. Pronti. Via. Ecco qui. No, è troppo grosso. Andiamo scientificamente. Ecco qui. Con questo si fa. Eppure ci ho aperto tante scatole. Non ci fa niente. Allora, stai. Hai risolto il problema. Forza, forza. Aiuto. Che fate, cretino? È dura. Usiamo il sistema forte. Allora, siamo a via di fatto. Ehi, ci aiuta la gedea. Sì, sì, ecco lui, è del segno dell'ariete. Forza, dai, su. Fatelo dondolare per bravo, gedeo. Su, qui, che bel suono. Ecco qui. Dai, dai. Piantate, ho trovato. Ah, sì. Riparatevi. Sì, via, via. Giù, giù, giù. Sento io. Permesso. Attento, attento. Sarà pericoloso. Ecco. Ne hai un altro? Sì, ma è blu. E adesso bisognerà attaccarla alle spalle. Non è leale. Non è leale. Forza, datemi una mano. Così. Però tutti a... No, è così. Attenzione. Con delicatezza. Papà! Scusi, notte. Non si preoccupi, è un sogno. Papà! Guarda che c'è! Ma che sta succedendo? Che cosa combinate qui sotto? La mia cassaforte! Sì. Adesso la riportate subito, non era! Fermi tutti! Cosa? È vuota! Filippo, sei tu che l'hai vuotata, ladra! Fermatevi, volete piantarla? Ma che state facendo? Vi state allenando per domani? Mi ha rubato tutto, capisci? La voglio uccidere! Non è vero, papà! I soldi li ho presi io. Cosa dici? Certo, li ho messi al sicuro e ho fatto bene, se li sarebbero presi. Invece io li darò a Filippo domani, dopo la finale. Dopo! Andiamo! Forza, avanti, avanti! Prega! Dai! Monta! Forza, tieni, tieni. E Franz? Franz viaggerà con me, non ti preoccupare. Adesso forza ragazzi, mantenete tutta la vostra calma e buon viaggio, Restituiscimi i soldi. Su, svelta. Oh, ma insomma, papà, eri d'accordo. Dopo la partita li consegnerò a Filippo. Oh, voi due mi prendete per un fesso, Pure dovresti conoscermi, ragazza mia. Su, papà, forza, fidati di me. No! Ho detto fuori i soldi. E muoviti, cerca, cerca, cerca. Ma se ti ho detto che non sono qui. Sì, sì, lo so, non sono qui, non sono qui. Ho capito, sai. Voi avete deciso di prendervi gioco di me, vero? Soltanto che tuo padre è furbo come una volpe. Forza, tu, mettiti di guardia. E tu, entra qua. Andiamo? Stai bene attento, è una furbacchione, eh? Gambe serrate, è capace di passarti sotto. No, no, noi ce ne andiamo! Amico, siete matti! Rientrate negli spogliatoi, subito, scendete! Scendete! Non aizzate il pubblico! Andiamo! Io
Io ti ho detto che non giocherò e non giocherò. Tu giocherai? No. No. Come no? Noi vogliamo i soldi. Non giocheremo. Non giocherò. I soldi, non pensate che hai i soldi. Passami l'aspirina. E dove sono i soldi? Non li ho io, è Franz che li ha. E dove sta Franz? Arriverà da un momento all'altro. Ah, non ci credo. Vale. Noi non giocheremo. Giusto, non i soldi prima. No, ti ho detto dopo. Calma, calma, stanno per entrare, un momento, calma! E adesso andate! Ma non ci penso proprio! Attenti! Se entro un minuto voi non sarete in campo, sarete tutti squalificati! E fra due minuti noi saremo fatti a pezzettini, avete capito? A pezzettini! Sono in 60.000 là fuori, in 60.000! Ah, fuori! Fuori! Sbatteteli fuori, per forza! Mascalzoni, disonesti, andate a giocare. I soldi, I soldi ho detto dopo, andate a lavorare, giuratemeli questi soldi. E cari fratelli e sorelle, preghiamo. Lo vuoi? Tieni. No, 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 lasciami. Non sono il pallone, io lasciami. Lasciami. Bravo, bravo Filippo. Ecco così, bravo, bravissimo. Forza, no, ma che fai adesso? No, no, no!
tutto questo! Ma che diavolo fa? Ma perché mi fermate, accidenti? Che succede? Ma chi ha fischiato? Chi è stato a fischiare? Lo riprendete, avanti! Secondo me è stato quel tipo lì che fa l'indifferenza. Sì, sì. Siete stato voi a fischiare? Io? No, no. No? E questa cos'è? Un fischietto. Avanti, forza! Lì si ricomincia, finitela! In campo! E voi che fate lì? Perché non vi unite agli altri? E non vedete che stanno parlando male di noi? Ma sì, sono dei maleducati. Immediatamente in meschia! Rumorosamente il suo malcontento. Ah, Brisui, stiamo dando uno spettacolo indecoroso. Ma ecco, ecco che Filippo finalmente sembra risvegliarsi. Sta effettuando adesso una meravigliosa discesa. Filippo, vai, vai, forza, che ci sei, vai dunque, che aspetti? Ah, ma certo, ecco. Oh no, l'hai fatta apposta, non è possibile. Ah, Filippo ha segnato, ma contro la sua Ma tu squadra. Non hai diritto di perdere questa partita. Ah, ecco, tieni, 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 ecco qui un bel pallone. Adesso ti alzi e lo vai a portare là in fondo, vedi? Dietro la linea bianca dove ci sono i pali. Ma corri, questi cattivoni te lo vogliono prendere. Ha ingoiato un fischietto. Aspetti, dov'è? È qui, lo sento. Ecco fatto, adesso ci penso io. Eccolo, a me. Attento alla palla. Qui, 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 qui. Diamogli una mano. La squadra di Brisui è ridicolizzata, ridicolizzata! Ma... Finalmente è finito il primo tempo! Vieni, andiamo a telefonare a Franz! Il primo tempo si è svolto in un clima di follia totale. E a memoria di sportivo io credo non si sia mai assistito a un tale obbrobrio. Francamente dobbiamo dire che la squadra di Brisui non si è comportata né sportivamente né decorosamente. Ma certo! Che devi aprirla la porta, se no come fa a venire a rispondermi? E come faccio a sapere che lei è il signor Colombani? Cretino! Padrone, padrone! È scappata dalla finestra! Ah, cosa? È scappata! Non la passerò liscia. Paolo? Sì? Pensi che mi andrà? Ma sì. Le do una mano. Tenga, è gentile, sono contento. Ehi, signorina! La bicicletta! La bicicletta! Signorina! Dite un po', ci sono 14 giocatori, dov'è il quindicesimo? Il quindicesimo? Sì, il quindicesimo! Credo che stia arrivando. Aspettate di vedermi giocare. Oh, la mia scarpa! Tu, avanti, passa, su, così! Allarga, allarga, allarga! Allarga, allarga!
ciao. Dai, dai, go, go, go. La vostra professione? Assessore al traffico. E ti pare che me ne andava bene una? Eh già, proprio così. Che fa, ride, assessore? Ferma! 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 Futuro sindaco di Brisui, votate Colombani! Votate De Vos, De Vos! Ah, e a te, Filippo, ti faccio vedere io! Recuperate il pallone, non restano che 15 minuti! E prendetelo, trasportatelo là, io ho la farmacia! Forza, forza, non perdiamo altro tempo! Ci penso io. Lasciatela a me, la sistemo io. Filippo, Filippo, papà lo hai ucciso. Aspetta, lo risveglio io questo simulatore. Un momento, io ho qualcosa di me. Ma cos'è? Conge! Filippo. Ma... Oh, che bello. Oh, amore mio, ti adoro. Filippo, i tuoi milioni sono qua, piccolo mio. I miei milioni sono tutti. Adesso non ti mettere a contarli, ci restano solo 12 minuti. Offesa al pudore, comunque tutti i miei complimenti. Bravo, bravissimo! 9,
8, 7, presto, presto, 6, presto, 5, 4, 2, 1, fine! Ripeto, viva Brisouille! Viva la Francia! Viva! Bravo il nostro deputato! Sì, voglio proprio dirlo, non ne ho vergogna, questo è il più bel giorno della mia vita! E io sono molto orgogliato che voi mi avete... Io sono molto orgoglioso che voi mi abbiate eletto. Spero di rappresentarvi degnamente sia all'Assemblea Nazionale che sul terreno dello sport. Bravo! Ma voi dimenticate il fidanzamento di vostra figlia? Mia figlia? Quale figlia? Ah sì, mia figlia, no. È vero. Penso già ai nipotini che mi correranno intorno. Stanno tubando, i piccioncini. Si va sul sentimentale, eh? Mi piene le tasche. Forza, ora di andare. Perché? Dai. Non si sta male. Anche benissimo. Arrivederci, signor Colombani. Vai, arrivederci. Arrivederla, caro. No. Arrivederci, caro. Arrivederci, Fa male. Arrivederci. Ciao, Arrivederci, Colossa. E tirami pure i capelli, se ti fa piacere. Senza rancore. Ciao. Ciao. Tieni, Filippo, io non ne ho bisogno. E sii felice, Grazie. Addio. Ciao. E non fidarti troppo di me. Tieni, comprati le caramelle. Grazie. Tieni per i bruscolini. Ciao. Salve. Tieni, questi sono per... No, non posso. E forza, daglieli. Tieni. Potresti anche sorridere. Se voi la volete, viene con noi. Ah sì, beh, adesso va bene. Un momento, ragazzi. Un momento, Beh, già. Senti, sei dei nostri. Dammi pure la tua valigetta, te la porto io.